Con la traversata a nuoto da Mare Morto a Torre Grande inizia la seconda edizione di Power of Sport. Siamo di fronte al primo classificato. Via all'edizione di Power of Sport. Riccardo, con la traversata a nuoto inizia Power of Sport, seconda edizione. Qual è il potere di questo sport? Power of Sport, il potere di questa edizione, di questa iniziativa, è quello che vedete. Atleti con e senza disabilità, senza limiti di età, di professione, con noi ha nuotato il questore, il direttore della Marina, campioni della Federazione Italiana Sport Paralimpici, e siamo qua, sport, divertimento, diversità come valore aggiunto. Tre giorni dove farete un po' di tutto? Tre giorni dove faremo un po' di tutto. Prima cosa più importante è la prima edizione sarda del campionato nazionale di nuoto in acque libere, quindi un evento che mi viene a dire che segnerà un po' la storia degli sport paralimpici sardi. Che si svolgerà quando? Domenica mattina. Abbiamo la 1500 metri, la 600 metri e la 150 metri maschili e femminili. Dopodiché avremo il campionato regionale di tennis tavolo e il campionato regionale di tiro con l'arco, sempre per persone con disabilità cognitiva relazionale. Poi tante prove, palla a mano, basket, baskin, calcio balilla, rugby, tutto integrato, oppure tutto senza curarsi delle diversità, sport.